Proseguiamo dove ci eravamo fermati con delle piccole varianti stavolta, anzi d'ora in poi, perché non in questa serie, nella serie di Death Stranding, ma nella serie di The Outer Worlds. In primis mi è stato fatto notare che molto probabilmente, se non ho capito male, in generale in tutte le serie che adesso sto facendo, forse l'audio di gioco è un po' basso, almeno a me. Non sembra, ma forse perché io uso principalmente le cuffie, quindi in cuffia certamente l'audio è migliore e si sente bene anche se l'audio è basso. Ecco. Quindi provvederò adesso a mano con i nuovi video, nuovi episodi ad alzarlo un po', ma non volevo, diciamo, esagerare perché comunque potrebbe anche dare fastidio perché alzare troppo l'audio di gioco, poi non si sente la mia voce. Io sono sempre molto pacato, quindi potrebbe essere controproducente, insomma, alzarlo troppo, però un po' lo alzo, ecco. E la seconda cosa, invece, mi è stato consigliato di fare una specie di riassunto per ogni episodio nuovo. Che parla di ciò che è accaduto negli episodi scorsi. Per carità, come ho risposto a questo ragazzo, è una bella idea, perché certamente aiuta chi guarda a fare un recap mentale su quello che ha visto nei giorni passati, però vi assicuro che mi porterebbe via molto più tempo, ma non troppo, però un po' di tempo in più e io, sai, non sempre ho tutto sto tempo da dedicare all'editing. Ecco, però potrei, ecco, stavo pensando appunto venire incontro a questa richiesta, perché alla fine pensandoci io magari gli episodi appunto ne faccio uno dietro l'altro, ma voi li guardate tra un giorno con l'altro, ma passano 24 ore, quindi è normale che magari uno non si ricordi, anzi non mi ricordo neanche io se è per questo, quindi è una cosa a cui non ho mai pensato, a dir la verità, ma anche perché io stesso non mi ricordo cosa facevo, infatti anche adesso, prima di partire con questo episodio, che è passato qualche giorno per me dall'episodio scorso, sono dovuto andarmi a rivedere a spezzoni l'episodio scorso e ricordarmi cosa era accaduto perché, se ci pensate, io non sto giocando solo a questo gioco, ma sto giocando anche a altri giochi, quattro in totale alla fine, quindi mi è un po' complicato mentalmente ricordarmi cosa è accaduto in ogni gioco, ma farei anche fatica anche se ne facessi solo uno, quindi per quanto ho una buona memoria, però ho pensato potrei venire incontro a questa richiesta dicendovi adesso verbalmente, brevemente, cos'è accaduto nell'episodio scorso, cioè quello che ho appena visto praticamente qui e là. Dunque, in pratica, nell'episodio scorso abbiamo aiutato, che adesso non lo trovo, il rigattiere, eccolo qua, sì. Perché dovevamo connettere alla rete Uca, il rigattiere è stato un po' restio inizialmente a unirsi a noi, anche se poi abbiamo scoperto che lui era così perché credeva di aver perso la fidanzata. E invece poi Die Hardman e Fragile cercando insomma, negli archivi dei suoi registri, insomma, della rete Kirai, non ho ben capito, comunque vai cercando nei vari documenti, hanno scoperto che in realtà la ragazza era qui, cioè a due passi praticamente. Dov'è qua? Studio dell'artista Kirale che viveva con la madre, quindi da qui, dal rigattiere, siamo andati qua. Ovviamente prima di ciò abbiamo fatto, se non ricordo male, un paio di missioni per lui o una sicuramente per convincerlo che eravamo i buoni, ecco. Poi siamo andati qua, abbiamo parlato prima con la madre, poi con la figlia, abbiamo preso la figlia, l'abbiamo caricata in spalla a modo di cadavere praticamente, con lo stesso, l'abbiamo messa
in un sacco per cadaveri e l'abbiamo portata dal rigattiere. Il rigattiere, vedendola, ovviamente ha cambiato umore totalmente, tanto che ora si è unito praticamente a noi. Poi adesso Die Hardman ci ha detto di tornare a Lake Nox City per prendere, non mi ricordo cosa, comunque qualcosa che non si poteva stampare, ecco. E poi probabilmente da qua dovremo andare a South Knot City sicuramente. Anche se adesso, come ha detto Die Hardman, visto che sto tornando indietro, ho preso una missione, si può dire, penso secondaria, non lo so. Comunque è un ordine che passo, faccio tappa qui e poi da qui magari prendo altri ordini secondari fino a tornare a Lake North City, anche perché comunque è la prassi che sto facendo da inizio gioco, perché è inutile andare, come ha detto lui, senza carico se devo tornare indietro. Ora, spero che questo breve riassunto vi abbia fatto piacere, almeno dell'episodio. Ecco, io magari li faccio dell'episodio precedente, fatemela passare, perché andare a raccontarvi ciò che è accaduto anche in 2, 3, 4 episodi scorsi, forse è un po' troppo. Un po' troppo, perché dovrei andarmi a rivedere quello che è accaduto. Spero, insomma, siate soddisfatti di questa cosa. Ditemi anche se vi può piacere come idea, e anche l'audio di gioco. Ditemi se da questo episodio in poi, visto che l'ho alzato un po', vi va bene. O è troppo alto, o ancora troppo basso, perché forse le voci sono un po' basse, ma solo le voci, perché poi gli effetti di gioco si sentono bene. Però vabbè, ditemi voi adesso. Detto questo, partiamo. Io devo attraversare il campo dei muli che a quanto pare dovrebbero essersi espansi. Comunque, la moto. Ah, è vero che avevamo. Sì, è vero che ci hanno fornito le bombe stordenti. Aspetta, no. No, è vero, sulla moto non posso prendere nulla. È vero. Poi, vabbè, che okay, adesso ci rileveranno. Qua c'è un crepaccio. Sì. Ma qua c'era un passaggio, eh. Qua c'era un passaggio. No, non ho mai pensato a una cosa del genere, a parte che non mi è mai venuta in mente, ma sto guardando adesso il tempo. Comunque, diciamo, prima di partire perderei quei 5-6 minuti per raccontarvi ciò che è accaduto, ecco. Vabbè che io i video li faccio comunque lunghi, ma spero di non tediarvi, ecco, con questa piccola parentesi iniziale, ecco, d'ora in poi. Ecco, ditemi anche se l'idea è buona, se per caso l'idea di questo riassunto è buona. Allora, sì, mi ricordo che qua sulla destra non c'erano crepacci praticamente. Noi, ok, ci stiamo andando dalla parte giusta. Le bombe stordenti non credo mi servano, visto che non ho incontrato nessuno. Qua non c'era un ponte. Ah, sono sposati. Devo leggere la posta, in effetti. Prenditi cura di loro, ti prego. Vabbè. In effetti sì. Madonna, io spero che questa moto regga, visto che ci siamo quasi. Vai piano. Oddio. Ok. Dai che ti riparo. Ok. Perfetto, siamo arrivati. No, no, che turbo. Cavolo, mette i cartelli del turbo, non lo so. Ok, aspetta, non è che vediamo se va bene, perché non vorrei fosse lontano. No, no, ok, me lo rileva. Ok, allora, prima di tutto effettuiamo, consegniamo carico, sì.
Così è soddisfatto. Mi hai fatto la strada. Spero che il carico sia nelle tue condizioni. Nelle tue niente condizioni. Male, niente male. Eri l'uomo giusto per l'incarico. Anche l'unico, se vogliamo. Almeno della Bridges. Sì. Ok, forse raggiungiamo le tre stelle con questo. S. È stata aggiunta una nuova funzione alla tua stanza privata. Personalizzazione. Beh, adesso vado comunque nella stanza privata perché se mi pare che avevo detto che mi sarei riposato, eh. Ok, la banda chirale è aumentata, va bene. Cos'è? Thomas, a lui ha fornito i dati per la seguente colorazione dei veicoli. Ah, ecco, vedi? Ecco perché gli altri avevano colori anche diversi. Nero, grigio, lupo, blu marino, va bene. Ok. Trasportatore provetto siamo, eh. Ok. Quindi hai portato la sua roba? Motore e borsa. Questa roba è diversa del solito. Nuovi modelli, come già saprai. E pensare che è opera di un rigattiere. Sapevo che era un professionista, ma è comunque notevole. Informerò il QG per velocizzare le valutazioni. Ci sa fare, se mi ricordo, se... Che succede? Sparito. Ah. Ehi, ho appena ricevuto le valutazioni del centro logistico su quei prototipi che mi hai portato. È stata rapida la valutazione. A quanto pare hanno fatto colpo. Ah. Specialmente il motore, era notevole. Non potevano credere che fosse composto da rottami. Si è montato su un autocarro modificato e è pronto a partire. Si sono accordati con il rigattiere e l'hanno aggiunto alla lista di provviste che si possono fabbricare. Hanno speso parole di lode anche sulla borsa. Il contratto è stato stipulato e la borsa è nella tua stanza privata. Se vuoi personalizzare lo zaino devi entrare in una stanza privata. Ad ogni modo, spero che tu abbia apprezzato il loro impegno e che proverai questi oggetti. Sì. Sì, prima cosa vado. Un nuovo ordine disponibile. Sì. Al terminale delle no, io vado nella stanza privata. Mi pare che devo riposare un po' perché... Ah, garage, fabbrica attrezzatura, riposo. Vediamo un attimo. Garage. Vai, mamma mia, com'è conciata. Che non è neanche mia questa. Deposita veicolo. Ok. Conferma. Deposito del... Vabbè, si potevo anche fare tutto riposando nella stanza, però fa niente. Tre ruote riparata, bene. Fabbrica attrezzatura. Autocarro. Oh, possiamo fare l'autocarro. Beh, l'autocarro costa, eh. Rispetto alla moto, ovviamente, è più grosso. Beh, che i materiali ce li abbiamo. Possiamo fare l'autocarro. Ottimo. Ottimo. Allora, riposa. Così magari ne approfittiamo anche per leggere qualcosa, perché ogni tot devo fermarmi a leggere, sennò poi mi ritrovo chilometri di cose da leggere e la mia voce mi lascia prima del tempo. però almeno togliti ok da solo. Anche il cappellino. Ok. Vigore recuperato, va bene. Beh, magari lavarsi, far pipì, eccetera. Magari no, dai. Sam, non so se lo sai, ma puoi personalizzare il tuo zaino nella stanza privata. Fa una prova, no? Sì, adesso guardo dov'è lo zaino e facciamo la prova. Ah, lì, personalizza zaino. Fabbrica accessori. Borsa per... Ah, borsa per granate, batteria extra. Una borsa per il trasporto delle granate, utilizzando la libera di spazio per il trasporto di altro carico sulle spalle. La borsa protegge inoltre il contenuto dagli urti e dagli effetti della cronopioggia. È possibile equipaggiare più borse per granate simultaneamente. Ricorda che la rimozione di una borsa dallo zaino comporta il trasferimento del contenuto in un armadietto privato.
Ma io le faccio subito. Quante ne posso fare? Ah, ma me la fa. Boh, beh, mettiamola qui. Ok, no. No, va bene lì. Fabbrica. Ah, vedi, ne posso fare un po'. Vabbè, materiali ce ne abbiamo. Io ne faccio un'altra, guarda, la metto in fila. Facciamo così. Facciamo così. Ecco, dai, così, dai, 6. 6. Ok, pochissimo. Poi, aspetta, la batteria. Equipaggiando una batteria extra, incrementerai la carica disponibile per alimentare esoschetti e altre attrezzature. È possibile equipaggiare più batterie extra allo stesso tempo. Ma questa sarà vulnerabile alla cronopioggia? Bella domanda. Magari ne faccio una. Ah, ecco, vedi? Cioè, occupa lo stesso spazio delle granate. Quindi, allora facciamo così, la metto qui e faccio ancora una. Vedi, non posso mettere ovviamente la cosa delle granate. Ecco, così. Rimane un buchino però, vabbè. E accessori? Girandola. Una piccola girandola. I BB adorano questo accessorio che sembra riesca a migliorare il loro umore e a prevenire lo stress. Oh, e mettiamola, sta girandola. Ok. C'è solo questo. Cambia. No, sì. Combinazione colori. Arancione. Aspetta, no, però non fare così che. Ok, bisogno della visione di insieme. Ok. Blu marino. Rosso sangue. Verde. Viola. Nero. Sì, beh. Bianco neve. Guarda. Beh, nero. Non mi dispiace nero, però blu, ma beh, nero e blu sono simili, però sì, è un nero ovviamente più scuro, però facciamo bianco neve, dai, conferma. Ok. E basta, conferma. Sì. Oh. Adesso le granate possiamo mettere lì dentro, va bene. Ah, già che qua c'era la birra. Terminale. Terminale. Ok. Posta. Olè, aspetta, partiamo dalla fine. Ecco, qua. Alex Weatherstone, la nuova stazione meteo. Che sono in ordine cronologico. Sai, in realtà non faccio nemmeno parte della squadra principale. Sono un medico. Mi hanno assegnato qui per controllare il personale. Mi assicuro che sia tutto a posto. E a un certo punto mi è capitato anche di gestire le consegne. Comunque, prima di entrare nella rete chirale, questo posto era una stazione meteo, almeno all'apparenza. Raccoglievamo dati meteorologici, ma l'area di indagine era così ristretta da far quasi ridere. Non potevamo condividere le informazioni con nessuno. Prima del Death Stranding c'erano moltissimi satelliti che orbitavano attorno al pianeta. Tenevano tracce di tutti i movimenti delle nuvole, analizzavano ogni cambiamento del vento, raccogliendo così tanti dati che era semplice fare delle previsioni. La nostra situazione invece è differente, ci manca una panoramica dettagliata del quadro generale. Tuttavia, i QP della rete sono rivelati degli strumenti altrettanto validi. Spesso siamo in grado di raccogliere dati ovunque, creando modelli più dettagliati. Adesso siamo in grado, di raccogliere dati ovunque. Creando modelli più dettagliati che ci permettono di tracciare con maggiore precisione le fluttuazioni della densità chirale. E i vantaggi non finiscono qui. La rete chirale ci permette di inviare previsioni meteo a qualsiasi città, rifugio dei prepper e struttura della Bridges collegata alla rete. Ora sì che stiamo facendo qualcosa di utile, ti siamo profondamente grati, Sam. Vabbè, contento. L'artigiano. Ci pensano i corrieri. Ehi, Sam, hai saputo? Uno dei corrieri a cui ho dato le granate ematiche ha abbattuto una CA l'altro giorno. È stato registrato un forte calo di densità chirale che è coinciso con l'arrivo di questa notizia. Poi il corriere deve essere sicuramente riuscito a sbarazzarsi di quella stronza di una CA. E tutto questo grazie a te e alle UCA. Entrare a far parte implica un
Do ut des. Rinunciamo a un po' di privacy. Condividiamo parte delle nostre conoscenze e ci si prende cura gli uni degli altri. Un prezzo onesto da pagare e sufficiente a dare un contributo alla causa. A dirla tutta, potremmo considerarla una tassa che paghiamo per ricevere protezione. Un semplice contratto non basterebbe. Ci trasformerebbe in approfittatori e senza dare il giusto contributo non si riceverebbero adeguati benefici. Se si evadono le tasse non c'è da sorprendersi se nessuno è disposto ad aiutarci. Un do ut des, appunto. La Bridges mi ha fornito dati e tecnologie che potrebbero bastarmi ad avviare la produzione in serie delle granate tematiche. Chissà, magari saremo in grado di sbarazzarci delle CIA che ci sono in giro adesso. Ovviamente c'è la fregatura. Sembra che funzioni solo il tuo sangue. Non fraintendermi, non voglio lasciarti senza una goccia di sangue. A dirla tutta, mi stupisce di essere riusciti a togliertene così tanto. Praticamente ne doni mezzo litro ogni volta che fai una pausa. Sì, in effetti. Beh, non deve essere facile, ma noi te ne siamo grati. Non dimenticartelo. In effetti sì, cioè... mezzo litro ogni volta che dormi è tanto. Il collezionista. C'erano una volta le riviste. Prima delle Stranding c'era un mezzo di comunicazione chiamato rivista, una raccolta di articoli e fotografie su carta stampata. Alcune riviste avevano centinaia di migliaia di lettori, se non milioni. All'apice della loro popolarità non era insolito per la gente informarsi esclusivamente con le riviste. I giornalisti e i redattori raccoglievano informazioni, conducevano interviste e organizzavano edizioni settimanali o mensili che la gente leggeva con piacere. Mio padre era il redattore di una rivista popolare, una che pubblicava consigli e strategie su come completare videogiochi famosi. Sfortunatamente, poco prima dello Stranding, i media digitali presero il sopravvento, segnando la fine delle edizioni su carta stampata. Grazie a internet, chiunque era in grado di pubblicare contenuti e chiunque era in grado di leggerli. Gli individui diventarono i redattori di se stessi, o meglio, i curatori della propria verità. Ma mio padre era una persona che andava sempre controcorrente, restò fedele alla carta stampata, nonostante tutto. Lo chiamavano l'ultimo caporedattore. Nel corso degli anni accumulò un enorme numero di riviste e giornali che da giovane potevo consultare liberamente. Dopo la sua morte raccolsi testimoni e continuai ad ampliare la sua collezione. Ma oggi, in questo mondo post-Stranding, abbiamo la rete chirale. È una tecnologia sensazionale, ma alla fine si rivelerà essere come internet. Io non ho intenzione di insozzarmi in un letamaio di abusi e disinformazione. Se non si può far nulla per impedirlo, allora non voglio averci niente a che fare. Vabbè. Ognuno ha le sue idee. Thomas Satana, ce l'hai fatta Sam, hai sconfitto i muli. Ultimamente la situazione nei pressi del centro logistico è molto tranquilla. Sì, quando li avevo tutti investiti. Immagino che tu abbia dato una bella lezione a quei muli. Come ci sei riuscito? Come diavolo hai fatto ad attraversare un intero continente senza uccidere nessuno? E l'unica cosa che non potevi fare, giusto? Far fuori qualcuno avrebbe significato doversela vedere con un altro cratere. In ogni caso non so come ci sei riuscito, ma grazie. I nostri robot sono molto più utili di prima. Ed è solo merito tuo. Ah, ci ha ringraziato. Le nuove granate tematiche. Come va la vita, Sam? Hai già usato le granate che ti ho dato? Ultimamente mi sto ingegnando per produrle su larga scala. Ho dato un'occhiata a come sono fatte e ho notato che sono dotate di un regolatore che limita la quantità di sangue estratta dal tuo corpo quando non ti senti molto bene. Che donna la nostra mamma, si preoccupa sempre per noi. Detto ciò, nella zona in cui sei diretto le CA saranno sempre più rognose, perciò ho aggiunto qualche modifica. Adesso sono molto più potenti, ma usano anche una quantità molto maggiore di sangue, il che aumenta il rischio di anemia. Mamma sarà anche in disaccordo, ma diciamo che abbiamo opinioni diverse sui limiti di sicurezza, sì. Comunque sono solo prototipi, quindi al momento non puoi stamparne altre, però non farti problemi a usarle per vedere come funzionano. Sì, quelle che ci ha dato, quelle speciali, non le ho ancora usate, però. Ok, l'arrivo dei robot, un bene o un male? Sam, hai presente quel robot che ci hai portato? È davvero un gioiellino. Tipologia di carico, caratteristiche del terreno, ha tutto sotto controllo e riesce a calcolare ogni volta il percorso più veloce. Se poi dovessi imbattersi in una CIA non c'è il rischio di generare una voragine. Se riuscissimo a insegnargli anche il modus operandi dei muli, potrebbe addirittura anticipare le loro mosse ed evitarli. In questo modo si potrebbero scongiurare tutti i rischi che correrebbe un essere umano. Pericoli che affrontano ogni giorno i corrieri come te sarebbero sì un ricordo del passato.
Non ci sarebbe più bisogno di rischiare la vita. È arrivato il momento di pensare a un'esistenza più tranquilla, eh? Eppure mi chiedo se sia un bene affidarsi completamente ai robot. Non è forse ciò che ha portato a tutti i problemi della sindrome da robot? Forse è meglio coinvolgere comunque gli esseri umani in qualche modo. Più o meno quello che a suo tempo è accaduto con le automobili. Si faceva un gran parlare della guida autonoma, ma in tutta onestà credo che sul volante debba esserci sempre le mani di un essere umano. Dico bene. Sì, sì, che dici bene. Non guiderò mai un'auto automatica. Questo cos'è? Ordine, portami della Timefall Porter. Ah, quella, la birra, sì. Grazie per la consegna dei corrieri robot, Sam. Ho saputo che hai diretto alla cronofattoria in fondo alla strada. Beh, in fondo alla strada, oddio. Vabbè, non so se lo sai, ma pare che ci distillino la birra. Forse utilizzano addirittura la cronopioggia per velocizzare il processo. Se così fosse, mi piacerebbe assaggiarla. Se dovessero entrare nella rete chirale, magari potrei ordinarne un po', che ne dici? Non è possibile stampare la birra, ovviamente, quindi mi tocca chiedere ancora a te per averne un po'. Peccato che i robot non possano berla con me, ma immagino sia un privilegio riservato a noi esseri umani, giusto? Ogni modo conto su di te. Sì, la fattoria qui, dietro l'angolo, proprio dietro l'angolo. Metti lei ai piedi, Sam, la gente non piace aspettare. Come va con il livello di corriere, Sam? Non deve essere semplice distinguersi in tutte quelle categorie. Tra condizioni, quantità, peso e brigellin c'è da impazzire. Io non saprei a dove sbattere la testa. Finirei per cedere sotto il peso della frustrazione. Ti do un consiglio. Concentrati sulla velocità. Questo dice velocità. Dopotutto è ciò che conta più nelle consegne. Il problema è come migliorarla. Probabilmente sai già come fare, ma se così non fosse c'è un modo molto semplice per velocizzare i tempi di consegna. Segui la strada più breve, ma non sempre la più sicura. Sembra che non convenga prendere la strada più lunga e meno diretta a causa delle conformazioni del territorio. Non è facile come sembra, eh? Tuttavia i corrieri esperti come te hanno sviluppato un sesto senso per individuare la strada più indicata. Ogni modo, se la velocità delle consegne non ti preoccupa, perché non ti metti alla prova stabilendo un record con una consegna premium? Potrebbe essere divertente. Ah, velocizzando i tempi di consegna non farai felice soltanto il cliente, ma anche il tuo corpo. Diventerai più forte, più vigoroso, sarai in grado di trattenere il respiro più a lungo. C'è soltanto da guadagnarci. Continua a fare del tuo meglio, Sammy, ma che non si dica scalare tutte le classifiche dei corrieri, non ho alcun dubbio. Guarda, mi interessa consegnare in maniera integro il pacco, poi il resto... Va bene, l'anziano. Ricostruisci le strade e ricostruire l'America. Ho notato che i corrieri robot sono di nuovo in giro. Immagino che le condizioni delle strade stiano migliorando. Un tempo il paese era attraversato da strade di ogni tipo, e poi c'era lei, quella che chiamavamo Mother Road, la strada madre, la strada che portava a ovest, che la gente percorreva per inseguire i propri sogni. Ricostruisci le strade e ricostruire il sogno americano, non è così? Un vecchio classico che si fonda sulla convinzione che successo e benessere siano a portata di tutti. Magari non potrò fare la differenza per le tue UCA, il progetto di ricostruzione del paese, ma se prima o poi tu dovessi riuscirci, stai pur certo che brinderò al tuo successo. Vabbè. Il crono contadino, una birra da urlo. Caro Sam, scommetto che avrai un'altra lunga giornata di cammino alle spalle. Beh, sai cosa ci vuole per rinfrancare la mente, anima e corpo dopo tanto duro lavoro? Un bel boccale di squisito Timefall Porter. Siamo finalmente riusciti a distillarne un bel po'. Si tratta di una Porter, un tipo di birra inglese che si distilla dal 1700. La conosci? La bevevano soprattutto i corrieri che trasportavano carichi lungo il Tamigi. La nostra è ricavata dal frumento migliore che coltiviamo in tempi record grazie alla cronopioggia. Un corriere leggendario come te deve soltanto mettersi comodo e godersi un bel boccale alla sua meritata Timefall Porter. Non finisce qui. Presto ci vedrai sfornare anche pane e pizza. Aspetta e vedrai. Sì, sì. Va bene, a me va bene tutto. Poi, rinfrescati con un po' di Timefall Porter. Ancora. Sam, grazie come al solito. Ti ho inviato un po' di Timefall Porter. Una bella distillata in tempi record per il corriere dei record della Bridge. Spero possa rinfrescarti dopo una giura giornata di lavoro. E nella tua stanza che ti aspetta? Alla tua. Ah, beh sì. Ormai direi che l'abbiamo vista. Il regista. Un tempo i cinema erano sempre pieni. Ho provato a usare il tablet che mi hai portato. Per essere un oggetto fragile e scadente, era in grado di riprodurre ogni sorta di immagini e video. Grazie
al mio contratto con la Bridget. Sotto certi aspetti può rivelarsi utile, ma in generale non è l'esperienza che cerco. Vorrei rivivere i tempi felici in cui la gente accorreva nei cinema, quando si rideva insieme, si piangeva insieme, ci spaventava insieme, quando il cinema era un'esperienza collettiva. Ma poi arrivò la tirannia dei tablet, che cambiarono il modo di concepire questo medium. Da quel momento ci furono solo primi piani drammatici e colpi di scena per spingerti a vedere la puntata successiva. Bah, tutt'altra cosa rispetto all'età dell'oro del cinema, dove lo schermo argentato regnava incontrastato. Dovevo nascere nel secolo scorso, guarda. Sei un po' in ritardo, sì. Rigattiere. Smaltimento rifiuti. Sam Bridges, avrei un lavoro per te se fossi interessato. Vicino al mio rifugio si è accumulata una pila di rifiuti, e avrei bisogno di smaltirla. C'è un problema però, alcuni di questi rifiuti potrebbero essere contaminati dal chiralium. Quindi l'unico posto sicuro in cui si potrebbero smaltire sarebbe il lago craterico a sud. Sarà una cosa da niente per un membro della Bridges come te, ma è pur sempre una tua decisione accettare o meno questo incarico. È ovvio che, se accettassi di aiutarmi, tu e i tuoi colleghi godreste della mia stima. Ma nel senso, li devo lanciare in acqua? Non lo so. Vabbè. Victor Frank. Hai iniziato a usare le borse multifunzioni, Sam? Beh, direi di sì. Sam, il nostro eroe, è diventato una leggenda qui a Port North City. Tutti parlano di come ci hai collegato alla rete e di come hai fatto fuori quella CA. Sapere che Igor è morto mentre era insieme a un eroe del tuo calibro mi consola almeno un po'. Comunque mi chiedevo, stai usando le borse multifunzione? Sono molto comode per portarsi dietro qualche sacca di sangue in più. Il sangue è il peggior nemico delle CA e tu lo sai meglio di chiunque altro. Sei una di quelle sacche rosse, prova a metterle in una borsa, non te ne pentirai. Dopotutto tentare non nuoce, no? Un tempo la gente usava borse di ogni tipo, ma ormai non si vedono più molti modelli in giro. I corrieri di una volta sì che spaccavano coi loro zaini pieni di borse dalle funzioni più disparate. Chissà, magari con un pizzico di fortuna potresti addirittura incontrare qualcuno che ti progetta una borsa personalizzata. Potrebbe essere l'inizio di un circolo virtuoso, sai? Ricollegando sempre più gente avrai maggiori probabilità di scoprire uno di quei vecchi modelli, che a loro volta dovrebbero aiutarti a raggiungere altra gente alla rete. In bocca al lupo. Va bene, ancora un bel bagno alle sorgenti termali. Stanco e spossato, Sam? Hai ragione, dopotutto non sei un robot, hai bisogno di staccare la spina ogni tanto. Per fortuna conosco un posto perfetto, le sorgenti termali a nord-est del rifugio del rigartiere, a pochi passi da Corriere. Che siano conosciute come il cratere del meteorismo, perfetto per favorire il transito intestinale in caso di costipazione. Se invece hai qualche doloretto, l'acqua termale saprà darti sollievo. Ah, quindi ci si poteva buttare dentro. Pare che le sue proprietà lenitive siano prodigiose. Fa miracoli anche con i bb stressati. Ma non con quegli affetti da autotossemia, ovviamente. Comunque, dovresti fare un tentativo prima o poi. Prima o poi, se ripasso di lì. Consegna per una prepper. Sam, ho una nuova richiesta di consegna per te. C'è una prepper lì fuori con un talento speciale. Dice di essere una cosplayer e pare che riesca a travestirsi per somigliare in tutto e per tutto a chi o cosa scegli di rappresentare. Quando progetta e realizza vestiti e accessori non ha rivali, ma ha bisogno di un nuovo kit di cucito per terminare il progetto a cui sta lavorando. Ti spiace trovarne uno e portarglielo? Sicuramente saprà ricompensarti in cosa interessante, grazie. Ma chi? L'artista, ragazzi, questa è recente, ci siamo sposati. Come te la passi, Sam? Avrai già camminato per qualche migliaio di chilometri a questo punto. Cerca di non abbatterti troppo. Deve essere un lavoro molto solitario. Comunque, niente, volevo farmi viva e dirti che, ecco, ci siamo sposati. Lo so. Che senso ha sposarsi di questi tempi? Ma usando la rete Kilai ci siamo messi in contatto con un sacerdote. Ci siamo scambiati le promesse e è andata. Sarà anche una stupidaggine, ma abbiamo fatto felici un po' di persone. Quindi, grazie per averlo reso possibile, te ne saremo sempre grati. La madre dell'artista chirale, la mamma, ok, prenditi cura di loro, ti prego. Caro Sam, ho delle grandi notizie, mia figlia si sposa, probabilmente te lo sarai chiesto, ma non abbiamo legami di sangue. Ah, no, non me lo sono chiesto, però io non mi sono mai sposata, figuriamoci avere figli. Ah, l'adottai circa 5 anni fa, dopo la morte dei suoi genitori. Spiccicava malapena qualche parola. I suoi genitori erano giapponesi, ma in effetti sì, lei è giapponese. Non gli somiglia per niente, non ci ho pensato, ma ce la siamo cavata.
che strana la vita. Finché non ci siamo incontrati, ero convinta che sarei sempre rimasta sola, ma appena l'ho vista è cambiato tutto. In cuor mio sapevo che la dovevo proteggere. Dovevo assicurarmi che nessuno le facesse mai del male, e anche se alla fine le ho fatto del male io, diventando troppo protettiva. Ma ho cercato di fare ammenda. Mia figlia sta per lasciare il nido alla fine. Sono davvero felice per lei. Ora non devo fare altro che pregare e sperare che vada tutto bene. E ecco, ti sei davvero grata se di tanto in tanto potessi passare a trovare lei e suo marito, solo per assicurarti che stiano bene. Ah, sì, sì, intanto vediamo se passiamo di lì. Il regista. Sei davvero unico, oppure no? Sam Bridges. Forse me lo sono solo immaginato, ma da quando ho firmato il contratto giurerei di aver visto in giro almeno 5 o 6 volte. Di averti visto in giro almeno 5 o 6 volte. Che fosse il tuo ologramma? Sicuramente in diverse occasioni non poteva esserlo, ma quando sei venuto a trovarmi portandomi doni... Non quando sei venuto a trovarmi portandomi doni. Ciononostante mi è difficile credere che tu faccia da solo. Così come non credo sia possibile che tu abbia così tanti soldi. Vabbè. Santo cielo, se fosse un fantasma... O qualcuno che prende le tue sembianze, oddio, sarò mica nei guai. Beh, non mi lasci altra scelta. La prossima volta che passi, porta il tuo cupido per farmi aderire ufficialmente alle UCA. Ma dai, tu sei l'unico che ha a cuore gli interessi della gente, non è vero? Ciò dovrebbe dimostrare, senza ombra di dubbio, che si tratta veramente di te. Ah, questo vuole unirsi, il regista. Deve essere un'email importante, in teoria, eh? Invece no. Ah, pensa a te. Qua abbiamo qualcos'altro da leggere. Interviste. Urca. Un mondo assessuato. QG Bridges. Stando alle informazioni contenute negli archivi, il rifiuto diffuso del contatto fisico e dei rapporti intimi è un fenomeno riscontrato addirittura prima del Death Stranding. Una recente inchiesta, ad esempio, ha evidenziato la diffusione di uno stile di vita frigido tra i giovani. Una percentuale sempre maggiore si definiva asessuata e sosteneva di non essere in grado di provare desiderio sessuale e attrazione fisica. Questi soggetti avevano quindi meno probabilità di generare figli o di essere sessualmente attivi. Tuttavia, c'è da dire che quel periodo ha visto il riconoscimento di molti altri tipi di orientamento sessuale. Da queste ricordiamo la demisessualità, che prevede l'attrazione fisica soltanto per persone con cui si instaura un legame affettivo. È il panromanticismo, in cui l'attrazione non ha per forza connotazione sessuale ed è rivolta a tutti gli individui, a prescindere dal sesso o dall'identità di genere. Una teoria sostiene che lo Stranding abbia accelerato la diffusione di questi orientamenti sessuali. Nello scenario apocalittico di un mondo popolato dalle CIA, in cui ogni giorno si rischia le catombe, le persone sono sempre più restie a instaurare legami affettivi con gli altri. La fertilità umana non ha riscontrato cali quantificabili, ma il tasso di natalità è crollato ugualmente a picco. Sono diminuiti sensibilmente anche gli episodi di molestie e abusi sessuali, dimostrando un generale disinteresse per il sesso, sia nel bene che nel male. Premetto che quanto sto per affermare non ha dati empirici a supporto. Fatta questa precisazione, credo che sulla base delle considerazioni appena fatte e di altre osservazioni simili, la maggior parte della popolazione possa essere definita sessuata addirittura. Vabbè, diario, aspetta. Interviste ai prepper, i cronocontadini. Ero un ecologista. Amelia aveva una gran considerazione della ricerca che io e mia moglie avevamo condotto sugli effetti della cronopioggia sulla vegetazione. Era stata proprio lei a suggerire che potesse essere sfruttata per migliorare la produzione agricola. Sai, la cronopioggia ha alterato radicalmente l'ecosistema dell'intero continente. È ovvio, lo so, ma è altrettanto ovvio che non possiamo fare nulla per fermarla. Così ci è venuta l'idea di provare a sfruttarla a nostro vantaggio, per migliorare l'ambiente anziché peggiorarlo. Più facile a dirsi che a farsi, però. Prendi i caterini delle voragini. Per esempio, la densità chilare locale è generalmente più alta nelle loro vicinanze, il che è correlato all'aumento della cronopioggia. Con tutta quell'esposizione si potrebbe immaginare una crescita rigogliosa, in men che non si dica. Purtroppo non è così. Non cresce nulla. Forse la cronopioggia ha avuto qualche effetto sul suolo, ma la verità è che non abbiamo idea, e questo è uno dei motivi della nostra ricerca. Dovevo dire, però, che avevamo pensato che la cronopioggia potesse aiutare a coltivare dei cibi. È stata Amelia ad avere quell'idea, gliene aveva dato atto. Intervista ai prepper e rigattiere. Incredibile, vero? Questa clessidra, vedi come la sabbia scorre verso l'alto, contiene particelle chirali, è per questo che si muove così.
E guarda la forma, così elegante, così delicata, proprio come la ragazza che l'ha costruita. Difficile credere che sia stata, che sia di questo mondo, ma è stata fatta da mani umane. Assurdo, non trovi? Tutti a South North City conoscono le sue opere. Puoi immaginare cosa abbia provato quando me l'ha consegnata. Si potrebbe considerare un regalo di ringraziamento. Mi aveva chiesto di riparare qualcosa per lei e mi ha dato questo in cambio. Sai, ho fatto lavori di ogni tipo nel corso degli anni, ma nessuno dei miei altri clienti ha mai fatto nulla del genere per me. Al massimo mi ha dato un paio di mi piace, non fraintendermi, mi piace non sono male, ma questo è diverso. Nel momento in cui mi ha dato questa clessida, mi sono reso conto di voler stare con lei. Ma non succederà mai, non sono fatto per l'amore e le relazioni, non fanno proprio per me. Le altre persone mi spaventano, a dirla tutta. Comunque, anche se non posso avere lei, almeno questa clessida. Invece poi... Diario 5. Sconosciuto. Tutto sconosciuto. Vabbè, magari i diari potremmo leggerli quando magari sono tutti, visto che parte dal 5. Vediamo. Quelli mi devo ricordare. Che li terremo... Nubi chirare con pioggia, ecco. Perché si formano i nubi chirali? Perché cade la cronopioggia? E perché anticipa la manifestazione delle CA? Queste sono le domande a cui non riusciamo ancora a rispondere. Per quanto ne sappiamo, le CA sono composte da qualcosa di simile all'antimateria. La loro prima comparsa ha coinciso con il Death Stranding. Prima di allora si credeva che nel nostro mondo l'antimateria non fosse praticamente presente. Ma da allora abbiamo scoperto che non è assolutamente così. Dato che anche prima di Death Stranding l'antimateria era ovunque attorno a noi. Ho scoperto una pubblicazione scientifica sull'argomento, dal titolo L'antimateria e le nubi. Secondo questo saggio, le radiazioni gamma generate dai lampi possono innescare la formazione di positroni, mentre nelle comuni nuvole si possono rilevare particelle di antimateria. Non siamo ancora in grado di comprendere pienamente la dinamica che porta alla loro formazione, ma anche solo l'esistenza di questo fenomeno basta suggerire qualcosa di interessante. Le nubi chirali contengono chiralium, giusto? Beh, cosa succederebbe se le radiazioni di gamma dovessero comportarsi esattamente come le comuni nuvole? E se il chiralium, stimolato dalle radiazioni di gamma, potesse provocare piccole distorsioni spazio-temporali, riuscendo a, in qualche modo ad allentare le maglie dell'abisso che ci collega alle nostre spiagge? E se così fosse, quando il chiralium eccitato si mischia con la cronopioggia per precipitare al suolo, potrebbe di conseguenza rafforzarsi il legame tra la regione sottostante la spiaggia? Questo spiegherebbe perché le CA compaiono in zone più soggette alla cronopioggia. Aspetta che ho perso il segno. Okay. Inoltre, se l'antimateria, che prima pensavamo non esistesse in quantità apprezzabili sulla Terra, fosse in realtà presente in fenomeni comuni come le nuvole, non darebbe forse adito alla teoria secondo la quale le CA, le spiagge, il mondo dei morti, tutte queste cose esistevano in realtà già ben prima dello Stranding? Sto forse balzando a conclusioni affrettate? Può darsi, non nego certo che il nostro mondo sia cambiato drasticamente e irrevocabilmente. Ciononostante, secondo me, il Death Stranding potrebbe non essere stato il cambiamento in sé, ma solo il rombo di tuono che ha portato questo grande cambiamento alla nostra attenzione. Ma soprattutto parla un po' in maniera semplice, perché, insomma, non ho capito bene, però fa niente, ok. Ah, chip di memoria... Sì, c'era cosa di nuovo, ma perché sono solo immagini, quindi... Ok, infatti la Triumph, la Bonneville Bobber, una classica custom puro sangue, prodotta dalla rinomata casa motociclistica inglese Triumph. Il suo pedigree impeccabile e le sue caratteristiche al top di categoria la rendono una bella e una bestia. Alcuni membri della Vigil sostengono che racchiuda passato e futuro, simboleggiando quindi la lotta per riportare l'America al suo antico splendore. Va bene, diario di uno sconosciuto, le confessioni segrete di una certa persona. Ah, ok, è parte 2, infatti. Quando troveremo la parte 1, magari. Ok, questo l'abbiamo fatto. Ok. Un po' di mi piace, quindi dobbiamo tornare dal regista. Eh sì, esci dalla stanza privata. Ok, ci è andato un bel po' di mi piace. Ah, un ricordo. Bene. Thank you.
scusa le condizioni. Mi ha sorpreso la pioggia. Addirittura. Ho pensato che spiovesse, ma quando ho visto l'ora... Mi dispiace. Dovevo venire prima. Ho un po' di pioggia negli occhi. Dammi solo un po'. Quanti sono? No, delle volte mi è successo di rivedere un ricordo che avevo già visto, però sono tanti. Vabbè, adesso accettiamo un ordine qua. No, accetta ordini per Sam. Vediamo. Ah, riappropriazione fucili Lenza. Ah, quello del cosplayer, sì. Ok, e mi fa andare ok, sì che è la zona, deve essere la zona, quella in nero, che dicevo che non capivo. Eh sì, allora sì, o prima di tornare indietro. Allora, dobbiamo rubare, a quanto pare, sti fucili. Beh, adesso sentiamo. Sam, c'è un incarico prioritario. I Muni si sono impossessati di un carico di armi sperimentali. Sì. La consegna doveva arrivare a Lignot City, ma è stata intercettata. I Muni hanno caricato una merce sul loro veicolo e sono scappati in fretta e furia. Anche se non sappiamo esattamente dove si trovano, grazie ai testimoni oculari abbiamo ristretto l'area di ricerca. Trovali, recupera le armi e consegnale a Lignot City. Ok, questo... Non ha nessuna istruzione. Vabbè, li accetto entrambi. Sì che andiamo prima. Io direi... sto pensando di andare dal regista. Attivare la sua... col Cupid, la sua unione a Leuca. Dopodiché... andare da cosplayer. Provare. Vabbè, intanto accettiamo, va. Intanto accettiamo. Ok, allora, qua... Dunque, cosa che avevo io? Beh, ho poca roba, praticamente nulla. Allora, gli stivali si stanno consumando, però forse avevo quelli di scorta, non saprei. Possiamo fare l'autocarro. E io andrei con l'auto... Farei un autocarro, guarda, uno. L'overcarro 1 l'abbiamo. Sì, i materiali li abbiamo. Ho una pistola, se non sbaglio. Sì. Pistola, sparabolas, ok. 3 granate matiche, 5 granate stordenti. Ah, gli stivali sì, ce li abbiamo. Allora niente, a posto. Anche un esoscheletro, va bene. Esoscheletro, rapido, oro. Vabbè, una scala li farei sempre, non si sa mai. Non so se devo costruire qualcosa, magari un CCP ce lo facciamo per sicurezza. Abbiamo 9 sacche di sangue, direi che bastano e va bene così. Ok, allora certo, sì, mi prendo l'autocarro. Ah sì, eh. Ah, è già fuori, perfetto. Allora, kit da cucito. E carichiamo sul veicolo, ovviamente. Ok. Il fucile Lenza è un'arma che spara un proiettile adesivo. Un cavo collega l'arma al proiettile, in modo da usarlo per trainare i bersagli. È molto resistente, tra l'altro. Può reggere diverse decine di chili. Usalo per assicurare un carico a distanza. Anche sotto il naso di un mulo, perché no? Ma sei un tipo sveglio, perciò... Sono sicura che troverai altri modi per usarlo.
L'unico limite è la tua creatività. Vediamo, fammi leggere la sua. Quest'arma spara proiettili adesivi collegati a un cavo che fa presa sulle parti di carico per poter recuperare tirandole a sé. I carichi da avvicinare con questo metodo devono essere recuperati mentre sono a mezz'aria per evitare che subiscano danni. L'efficacia dell'adesivo peggiora con il passare del tempo fino a quando il proiettile non può essere più utilizzato. Quando simile all'arma agganciata automaticamente i carichi entro la propria portata hanno alcun effetto su CA o esseri umani. Ok, ricorda che i proiettili adesivi non vengono riforniti nella stanza privata. Forse devo crearla tutte le volte, sto fucile. 50 munizioni. No, questo, boh, me lo metto qua, sì, non so, boh. Ma ce l'ha dato lui, perché non ce l'avevo. Gancia alla tuta. Ok, il chiodo. Ma portiamo sul veicolo, non so. Porto sulla schiena. Ma carica sul veicolo, dai. CCP livello 2, invece... magari questo ci serve. Cancella tutta. Cosa che ho qua? Ah, la pistola anti-CA. Beh, la pistola anti-CA magari la mettiamo. Aspetta. Ah, ho anche lo sparabolas di livello 1. Un po' di bombe stordenti avevo fatto, sì. Granate matiche. Allora, granate matiche, pistola. Fucile lenza, vediamo, non so. Qua un po' di sacche. Diciamo... sparabolas lo teniamo. Allora, granate matiche e pistola la mettiamo sull'autocarro, che non so quanto può portare, però va bene. Ok, così ci liberiamo un po'. Sulla schiena sì, teniamo lo sparabolas, le granate stordenti che mi sa che adesso servono. Ok, armadietto privato. Ah, guarda, l'overcarro lo metto sul veicolo, magari mi può servire. Ho lo sparabolas livello 2. Anche, guarda, un paio di granate matiche sul veicolo. Beh, tanto non sarà capiente. Questa qua è quella personalizzata che però, aspetta, è un po' danneggiata. Ok. Ok, dai, così va bene. Tanto tra la schiena e il veicolo un po' di roba possiamo portarla, spero. Ok. Sì, è uguale a quello che c'era fuori. Ordine assegnato. Ok. Però almeno una cassa di fucili lenza. Ah, e uno ce l'ha andato. Ok. Sì, è uguale a quello che c'era fuori dalle varie strutture della Bridges. Sì. Ok. Ok. Però è chiuso, sì. Allora, aspetta un attimo. Allora, noi dobbiamo andare qua per rubare fucili lenza ai muli. Ok, e ci abbiamo... Allora, quasi quasi, sì, potrei. Allora, intanto avviciniamoci. Allora, qua c'è il ponte. Aspetta, che mi devo ricordare. No, qua va bene. Ah, là dove avevo fatto io, sì. Ponte. Dov'è? No, il ponte, il generatore, scusate. Qua è il confine. Ok. Ma volevo... Esatto, cercare...
di avvicinarmi il più possibile al confine, lasciare qua il veicolo. Ah, ne ha d'energia però, eh. Lasciare qua il veicolo e andare a piedi. Tanto di carichi... no, non ne ho dietro di carichi. Ce li ho tutti sull'autocarro, quindi va bene. Io equipaggerei le bombe stordenti. Ok. Vediamo. Ok. Non mi dovrebbero rilevare. Hanno rilevato l'autocarro. Aspetta, ha rilevato l'autocarro. Sapete che potrei usarlo come esca? Quasi quasi. Quasi quasi. Guarda, stanno venendo qua, eh. Aspetta. Aspetta. Ah, è vero che ho anche la sacca per granate, ma son dimenticato. non è una cosa nuova. Cioè, io lancio. Adesso questi vengono qui, giusto? Allora, si stanno avvicinando. Ah, non usano il ponte? Bastardi. Aspetta. Venite, venite, che vi stordisco tutti. Ok. Mi aspettavo usassero il ponte, invece... Cazzarola! Si è spostato... Ah, è salito. Bastardo. Aspetta. Questi si stanno... Questi adesso usano il ponte, ma... Aspetta. Dove vai, scusa? Mi han visto. Fa niente. Oh... Ma... Oddio. Ah, usano il fucile lenza. Maledetti. Aspetta. Aspetta. Facciamo così. È già che hanno quelle armi adesso per rubarmi il carico. Bastardi. Aspetta. Oh. No, fammi... Si è un attimo incagliato. Aia. Aia, aia. Sta andando malissimo. Ok. Ma guarda che mi ciulano tutto il carico. Brutti. Ah, ma non si stordiscono, scusa, eh. Ok, due sì. Vai. Due storditi. Uno. No. Aspetta, 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 aspetta. No, sto sbagliando. Cazzarola. Tempo di equipaggiare l'arma. Ok. Non c'è modo per schivare. Come faccio? Vabbè, poi vi... lo recupero, eh. Poi lo recupero, dai. Aia. Mi ha preso. No, no, perché si è bloccato. Si era bloccato. Aia. Aspetta. Aspetta, dove sei? Toh. Ecco. Porca vacca. Preso. Ok. Vieni qua. Azzarola. Dove pensi di andare? Aspetta. Qua mi hanno tolto tutto praticamente.
Sì. Aspetta. Allora, dammi qua. Oh. Sono troppo veloce, fide. Ok. Perché sta scappando? Aspetta. Dov'è? Vieni, vieni qua. Ma sì, anche se sei da solo, almeno... Ah, che palle, non l'ho preso. Aspetta. Mi hai tolto il CCP, eh. Ecco, io ti... però adesso almeno li possiamo combattere. No. Dopo un inizio incerto... Aspetta. Cilenza, dammi qua. Ok. Venite, venite, vi aspetto. Intanto mi riprendo la roba. CCP. Ok. Allora, ma è veloce, eh. Ok. Ok. Così almeno. Forse è il metodo più rapido. No. Beccati sto calcio nel sedere. Bomba stordente. Ok. Beh, ah, non viene. Poi c'è un mio carico là. Aspetta. Ok. Vai, olè. Beccati questo. E beccati questo. Ok. Il vigore è a metà. Dammi qua. Ok. Allora, basta praticamente adesso. Guarda, me lo porto dietro il nostro furgoncino qua. Ok, com'è la... No, a posto. No, sali. Ma mi sa che è rimasto ancora qualcuno, eh. Ok. No, qui in giro... Il nostro carico l'abbiamo recuperato tutto. Sì, hanno un po' di materiali, ma vabbè, fa niente. Lo prendo. Manca lì. Ah, sì, vedi che ce ne sono altri. Ok. La scala non ce l'ha. Ok, ora non dobbiamo più aver paura dei muli. Vieni, vieni. Poi lo ricreiamo, lo sparabolas. Stava inciampando, eh. No, beccati questo. Ciao. E voilà. Ok. Oh, ce n'è uno qua dietro. Stava scivolando. Ok, dai, ancora due colpi. Beccatevi questo e questo. Che è rimasto? Ah, questo si è stordito. Vedete che ha preso una capocciata. Ok. Ok. Ah, ok, abbiamo liberato la zona, a posto. Anche sparabolas e calci. Ok. Fucile lenz, fammelo provare un attimo. Non so, miro. Aspetta. Ah, eccolo lì. Fucile lenz, 4D6. Madonna. Però così lo danneggia, infatti. Cioè, devo prenderlo al volo. Proviamo ancora questo che è già danneggiato. Eh sì, vedi? Ok. Aspetta, poverino.
Mi fai bere la Monster Energy? Sì. Ci prendiamo un attimo. Ok. Ok. Eh sì, devo prendergli al volo, se no fucile lenza, guarda. Oh. No, non l'ho preso. Vabbè, dai, è un po' rischioso, eh. Ok. Leghe speciali. Aspetta. Apri menu carico. Kid da cucito, ok. No, quello che ho sulla schiena. Uccide le... pensavo peggio, si è danneggiato poco, dai. Metti sull'autocarro. Ok, no. Ok. Ok. Che c'è? Strani suoni. Ah, non è che gli fucili lenza ce l'avevano anche... anche loro, non me ne sono accorto, aspetta. Fa vedere. Lo... perché non lo equipaggi? Ok. No, vedi che non, se non sei vicino non ti dice cos'è. Cioè te lo mira, ma... leghe speciali, resina. Leghe speciali, no, forse no. Vabbè, andiamo a vedere... al loro box postale. Aspetta. Ok, ecco fatto. Cioè, per praticamente rubare i carichi degli altri. Cilenza. Bene. Leghe speciali. Aspetta, dov'è il loro box? Non si vede niente. Ok, leghe, spray, bomba stordente. No. Fucile lenza, guarda, qua ce n'è uno. Sgranchire le gambe. Ok. Siamo a 3 di 6, quindi ne mancano 3. Ah, qua c'è un box, ok. Leghe, lega, vabbè, vedo. Ok. Ah, però è dall'altra parte. Oddio, non... Madonna, l'ho visto all'ultimo. Stavo guardando. Mamma mia, qua, certo che... crepacci non si sprecano. Aspetta. Dobbiamo andare dall'altra parte. Boh. Aspetta. Non voglio cadere. Ok. Andiamo. Qui c'è qualcosa. Cerpame. Questo dell'anziano. No, qua. Oddio, questo me lo prendo. Che okay. Dobbiamo andare dal regista. No. Ah, questa è roba mia. Aspetta. No, ok. Conferma, no. Devo trovare gli altri tre. Ecco fatto. Possibile che quindi magari ce l'avevano loro addosso sto fucile lenza. Aspetta, devo andare a rivedere. Ero convinto fossero tutti materiali, magari sai. Potrei essermi sbagliato. Ma intanto i nostri carichi li mettiamo nell'autocarro, ovviamente. Ok, carica su veicolo. Via, siamo tagliati.
stazione. Andiamo a vedere là. Allora, qua tre li avevo presi. Andiamo là in fondo. Resine, leghe speciali. Ah sì, vedi, non ci avevo fatto caso. Allora sì, pensavo che erano solo materiali. Qua, fucile lenza. Opla. Vediamo qua. Fucile lenza. E fucile lenza. Sì, ce l'avevano addosso, quindi dovevo stenderli per forza. Ok, a posto. Allora, il fucile lenza ce l'abbiamo. Adesso le mettiamo sull'autocarro. Ecco, li abbiamo tutti i nostri fucili qua. Ok, perfetto. E adesso andiamo prima dal regista, poi andiamo dalla cosplayer e poi torniamo. Se non capita qualcos'altro, torniamo in alto, in alto. Che si è attivato? No, non c'è risposta. Eh sì, sono tutti stesi.